Ciao a tutti! Oh, finalmente andiamo a lucidare le creazioni che ho fatto nell'ultimo Scopriamo, se l'avete visto. Avevo detto appunto che avevo usato lo stampo opaco per poi, perché è l'unica forma che ho rotonda così bella, però è opaca. E ho pensato poi, al posto di farla al contrario, che se vedete è bella proprio la bombatura che c'è all'inizio, ho detto lucidiamolo insieme così vediamo un po' che cosa esce. E ho anche notato, io ho messo qua il fogliettino bianco. Se tolgo il fogliettino bianco, guardate che bella luce, cambia luce. Ok, aspetta che sembra la nebbia, vabbè. Comunque, adesso mi metto i guanti e poi cominciamo. Sto anche diventando matta a cercare le cose perché il guanto bianco, la cosa bianca scurisce, il guanto blu fa diventare tutto giallo. Non lo so, non lo so, non lo so. Oh, dovrebbe prendere quei trasparenti. Vabbè, comunque. Bando alle ciance, ciancia alle bande. Cominciamo da questo. Userò questo. Sarà un video molto, molto semplice, cioè molto semplice, molto delicato. Oh. E zoomiamo un pochino. Mettiamolo bene qui. Cioè, guardate già la differenza. Oh, guardate. Adesso io provo a farne tipo metà, anche se lì ho già sbordato abbastanza. E poi vediamo un po'. Fare anche i bordi. Ragazzi, mi raccomando, quando usate queste cose qua, soprattutto anche cose qua cinesi, così anche qualsiasi cosa chimica, resina, come si fa, mettete i guanti. Anche se è una cosa banalissima, voi mettete quanti. Guardate la differenza. Adesso facciamo anche l'altro lato. È proprio un'altra cosa. Anche perché questa qua non riuscivo davvero a vederla, sembra nella nebbia. E invece. Ok. C'è qualcuno che sta chiacchierando. Tiriamo, tiriamo, tiriamo. Ci tenevo a fare questo video, farvi vedere bene la differenza, così. Anche perché poi ho quasi finito il lucido, che triste. Ok, l'ho messo dappertutto e questo adesso la mettiamo nella lampada UV. Io uso la lampada UV per fare le cose, per asciugarle bene. Ok. Ok, qua c'è tutta la nebbia. Prendiamo il prossimo, questo muffin che dà il bacino, e dietro ho messo i glitter, vediamo un po'. Oh, meraviglioso. Anche qui adesso facciamo la metà. Cioè, sono bellissime anche opache, però secondo me se lo facciamo opaco, giustamente non mettiamo sotto i glitter, magari facciamo un altro, come si dice? Un'altra decorazione, perché sennò sarebbe tipo uno spreco di glitter. Guardate la differenza. Cioè, è bellissimo anche così, però, come dicevo prima, secondo me è un po' uno spreco di glitter. Fantastic. Fantastic. Spennelliamo, spennelliamo. Poi che divertente spennellare. Ok, secondo me questo lucido è bellissimo, è il migliore per ora che ho provato, perché le lucido davvero tantissimo. Vediamo se l'ho messo dappertutto. Sì, e anche questa va nella lampada insieme all'altra. Ok, prossimo vediamo questo biscottino qua, che a me ricorda molto la galassia, veramente. E quindi adesso facciamo metà anche di qui e poi scopriamo, vediamo un po'. Oddio ragazzi, è così più bello. La lampada si è spenta, no? Riaccenditi. Allora. Bello. No, veramente a me sembra tantissimo la galassia. Vediamo, vediamo. Abbiamo fatto la metà. Oh mio Dio, è meraviglioso questo biscottino qua, è meraviglioso. Facciamo dolcemente anche l'altra metà. Ma proprio dolcemente. Oh là là, oh là là. No, vabbè, ragazzi, questo per adesso è quello che mi piace di più in assoluto. Vediamo se ho messo dappertutto. Sì. E olè, olè, olè. Prenderlo in mano è un po' difficile, perché ho paura di togliere
Ok, nel fornetto ce ne stanno quattro, quindi spero che quello non si sia asciugato. Oh, questo è quello che praticamente non si vedeva, un tubo. Quindi andiamo subito a fare in metà. E vabbè, ragazzi. Cioè, vabbè. Vabbè. In questo video dirò vabbè 50.000 volte. Scopriamo. Mettiamo tutta la pennellata da una parte sola. Facciamo le cose bene. Ok, adesso facciamo così e guardate ora come si vede bene il glitter. Magari quando riuso quello stampo lì, prossima volta ci metto dietro proprio magari un colore solo, ci metto dentro i pezzettini di fimo per dare un po' di decorazione e poi li lascio opachi. Dobbiamo fare le prove. Anche questo l'abbiamo finito e lo mettiamo nella lampadina. È difficilissimo spostarlo. Ok. Tanto che c'ero, ne ho tolti due per far spazio agli altri due perché ce ne sanno solamente quattro. Ok, la torta. Aiuto, ribalto tutto. Che dietro ha qualcosa di rosa, ma adesso capire che cosa. Ah, non è rosa, sono i glitter argento. Oh, e ci sono anche delle stelline. Sì, c'è anche un pelo, no. Ok. Oh, adesso perché non riuscivo davvero a capire che cosa c'era sotto. E adesso si capisce molto bene, guardate la differenza. Oh, che bellezza. Questo è il penultimo. E poi alla fine ve li faccio vedere tutti tutti lucidati. Ok. Anche sui lati. Vediamo se l'ho messo dappertutto. Sì. E la mettiamo nella lampadina. Vadi, 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 vadi. E l'ultimo, non per importanza, ma perché era lontano, lontano, lontano. Hello Kitty, Hello Kitty. Oh, questa sono molto curiosa di vederla sotto. Let's go. Anche qui vediamo la metà. Oh, questa davvero mi piace anche così. Cioè, a tutti mi piacevano. Forse proprio quelle che, tipo la ciambellina e il biscottino. Quello con lo sfondo arancio proprio non si vedeva, quello era proprio logico. Ok, guardate. Così si vedono molto meglio anche, non so come si chiamano questi glitter filleggianti. Ok, e adesso finiamo questa parte qui. I lati. Vediamo se ho fatto tutto. Sì. Adesso metto nel fornetto, lascio asciugare tutto per bene e poi li guardiamo finiti e lucidati. Ok, partiamo. Tiriamole fuori. Abbiamo lucidato questa e ora è bellissima. Mi piace molto. Poi questa che era davvero nella nebbia. Anche se sembra sempre nella nebbia perché proprio la ciambella è molto 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 chiara. Ok, eccola qui. Essendo chiara poi si scurisce tutto. Non ho ancora capito come funziona la videocamera. C'è il telefono, la luce pure. Poi abbiamo Hello Kitty. Oh, guarda come si vede bene Hello Kitty. Bellissima. Super super lucida. Poi abbiamo anche questo qua che non si capiva. Un tubo. Molto molto delicato. Molto bello. Poi abbiamo fatto la torta, che finalmente si è capito che cosa c'era sotto, anche le stelline c'erano. Carinissima. E per finire il biscotto Galaxy, secondo me questo è il biscottino Galaxy, questo è bellissimo. Adoro, 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 adoro. E niente, quindi voi fatemi sapere che cosa ne pensate di queste creazioni di mouse, non c'entra niente. Io vi ringrazio di aver guardato il mio video, fatemi sapere qual è la vostra preferita. Vi mando un sacco di bacini. Ciao, ciao, ciao!